Allora, ripartiamo facciamo partire il database. Dovreste trovare sia il sorgente del database sia il progetto di Eclipse dovrebbero essere già sul sito. Qui abbiamo semplicemente nel database abbiamo fondamentalmente due tabelle, che è la tabella dei pazienti, che contiene il codice e il nome del paziente, e la tabella degli arrivi, che mi dice quando un paziente arriva e in che stato. E poi una view che mi permette di vedere in modo più, diciamo, user friendly la tabella degli arrivi. Il momento dell'arrivo, il codice del paziente, il nome del paziente, che a questo punto è una join con la tabella dei pazienti, e qual è il codice con cui il paziente è arrivato. Abbiamo gli elementi classici che possiamo aspettarci, quindi i bin per gli arrivi e i pazienti. In realtà dei pazienti non mi interessa accedere al singolo paziente, ma tendenzialmente scarico tutto l'elenco dei pazienti e lo metto in memoria in una mappa in cui io posso accedere attraverso l'ID del paziente, e gli arrivi di nuovo non mi interessa avere arrivo per arrivo, quello che mi interessa è avere una coda. Una lista degli arrivi, in realtà neanche una coda. Il DB Connect, io sto usando qui MariaDB, che non è esattamente, che non è identico a MySQL, anche se dovrebbe essere quasi interamente compatibile, quindi probabilmente non dovete modificare nulla per usarlo su MySQL. Se dovete modificare qualcosa, però vi avevo avvertito. Un main estremamente semplice. Il main, quello che fa il main è prendere, mettere a posto i dati e far partire la simulazione. Quindi il main fa un calcio d'avvio, non ha nessun'altra caratteristica. Mentre potremmo guardare più da vicino come abbiamo implementato i vari elementi del simulatore. Allora, innanzitutto un evento. Allora, gli eventi possibili sono 4, e gli eventi possibili che io gestisco nel mio simulatore di ospedale sono: un paziente arriva, viene portato nell'ospedale, un paziente guarisce, un paziente muore o un medico è disponibile. Il medico è disponibile perché ha finito di curare il paziente o perché è semplicemente arrivato lì, e a quel momento io posso assegnargli qualcun altro da curare. Il mio evento deve implementare l'interfaccia comparable, perché io metto gli eventi all'interno di una coda prioritaria, perché devo essere in grado di sapere qual è il prossimo evento che vado a estrarre all'interno del mio simulatore. E i campi che ha il mio evento sono 3. Sono il tempo, l'istante di tempo in cui avviene l'evento, il tipo di evento
e un campo intero dato. Questo probabilmente non è il massimo della pulizia come programmazione, perché talvolta uso questo campo intero per segnarmi qual è il medico che diventa libero, altre volte uso il campo dato per segnarmi qual è il paziente a cui è successo qualcosa. Quindi probabilmente, volendo fare le cose in modo veramente pulito, sarebbe stato il caso di distinguere questi due usi del campo dato e costruire una classe padre di entrambe le classi, o un derivato di entrambe le classi che permettesse di generalizzare. Il semplicissimo costruttore più qualche funzione che mi permette di visualizzare che cosa sta succedendo in modo leggerissimamente più friendly, più amichevole per l'utente. Quindi, ad esempio, prendo questo intero lungo, questo intero long, che rappresenta il tempo dell'evento, secondo lo standard Unix ereditato da Java, è il numero di millisecondi che sono passati dall'epoca, che è il 1 gennaio 1970, e lo rendo leggermente più leggibile trasformandolo in una data. Scusate che dopo. Potete notare come la classe data abbia la stragrande maggioranza dei metodi che sono segnati come da non usare. Questo perché la classe data non è facilmente portabile nel diverso. Io voglio localizzare il mio programma in un fuso orario piuttosto che in un altro, piuttosto che da una parte e dall'altra. La classe data mi creerebbe tutta una serie di problemi di portabilità. Pertanto la maggior parte dei metodi della classe data sono stati sconsigliati, deprecati. Per quello che devo fare qui, ed è semplicemente visualizzare giorno, mese, anno, posso tranquillamente ignorare il problema, perché non dovrò mai andare a gestire all'interno di questo simulatore due ospedali che hanno fusi orari diversi con eventi diversi. La classe per confrontare due eventi, per capire quale evento funziona prima, semplicemente fa riferimento al compare del long. Quindi io confronto le due timestamp dei due eventi per decidere quale è prima e quale dopo. Quindi tutto sommato quello che mi sono limitato a fare qui è dire che la classe, il compare fra due eventi è uguale al compare fra due campi specifici di questi eventi, ed è il campo timestamp. Partiamo sempre dai mattoncini elementari. Il campo statistica mi serve per memorizzarmi quanto tempo stanno aspettando le persone in coda. Quindi è una classe che unicamente memorizza dei tempi e alla fine è in grado di dirmi qual è il numero più piccolo, qual è il numero più grande e qual è il numero medio di tutti i numeri che sono stati inseriti. Quindi ho un sistema per inserire un nuovo elemento. Quando inserisco un nuovo elemento vado a controllare se è il minimo o il massimo, e in questo caso aggiorno il minimo o il massimo, se no lo vado a inserire aggiornando quella che è la somma totale e la media. La classe principale il cuore, diciamo, del mio simulatore è la classe Field Hospital, che come vi avevo detto nel troncone di lezione precedente, ha al suo interno due code: la coda degli eventi e la coda dei pazienti. I pazienti in coda non vanno gestiti in base alla loro gravità e in base al tempo di arrivo. Poi ha al suo interno la lista dei dottori, semplicemente per sapere quanti dottori ho disponibili e
come vado ad assegnarli, e il database, diciamo, dei pazienti, quindi il database completo di tutti quanti i possibili pazienti, tutti i personaggi che possono entrare in questo ospedale. Un paziente, forse cambia prima a guardare i bin. Allora, un paziente è caratterizzato da qual è il suo stato di triage, quindi qual è lo stato con cui di priorità con cui si trova in quel momento, e potete vedere che sono quelli che abbiamo visto: rosso, giallo, verde, bianco o nero, priorità minima, perché ormai ha lasciato questa terra, e qual è lo stato attuale del paziente, cioè se è completamente sano, se è ferito, quindi in attesa di o morire o essere curato, oppure se è morto, e in questo caso non c'è più niente da fare. Il paziente avrà un suo ID, il numero identificativo univoco del paziente, che è lo stesso identificativo univoco che io trovo all'interno del database, avrà il nome, che è molto semplicemente una stringa, e vabbè, il 2 num, che mi dicono qual è il triage e qual è il suo stato. Quando si va a creare una nuova classe, le due funzioni che bisogna sempre mettere e implementare sono, bisogna sempre farle insieme, l'hash code e l'equal. Allora, in questo caso per me due pazienti sono uguali se hanno lo stesso ID. Perché se due pazienti hanno lo stesso ID sono lo stesso paziente. Tutti gli altri campi non mi interessano, sto semplificando. Io, per me un paziente è uguale a un altro paziente se ha lo stesso ID. Quindi per il calcolare l'hash code potrei o usare l'ID così com'è, che tanto è un identificativo che dovrebbe essere univoco, o in questo caso, ma più che altro per farlo ricordare a voi, ho moltiplicato per il numero magico che aveva proposto Knut e poi ho restituito quello come hash. E la procedura che mi dice se due pazienti sono uguali è, diciamo, la classica procedura che abbiamo già visto a lezione, che avete visto con me, che avete visto con Fulvio, ed è semplicemente: prima controlla che i due oggetti esistano, poi controlla che i due oggetti siano dello stesso tipo di oggetti, e se tutte queste sono vere, allora vado a controllare se hanno lo stesso ID. Se hanno lo stesso ID sono uguali, se non hanno lo stesso ID sono diversi. Prima ci sono i casi in cui proprio sto cercando di confrontare pere con mele, e allora non guardo nemmeno l'ID, ma dico semplicemente che sono diversi. Poi, visto che questo è un corso di programmazione in Java, abbiamo tutti i vari getters e setters per leggere e scrivere le varie proprietà. L'unico, assolutamente banali, l'unico che può essere, se volete avere un minimo di interesse, è quello con cui io setto una proprietà a partire da una enum. Allora, le enum in Java sono decisamente diverse dalle enum in C, ad esempio. Quindi la cosa più semplice che io potrei fare è utilizzare la funzione value of, che mi dice qual è il valore corrispondente a una ben precisa enum, in modo da settare quella enum, da settare il numero all'interno di quella enum, ed eventualmente, se questo non c'è, generare una un'eccezione. In questo caso preferisco farlo in modo che sia case insensitive. Quindi se io dico che il mio paziente è safe, però dico safe non tutto maiuscolo, come ho definito la mia enum, ma dico safe ad esempio con la S grande e poi afe scritto piccolo, voglio che comunque venga riconosciuto.
e siccome voglio che venga riconosciuto devo farmi, diciamo, il controllo fra virgolette a mano, quindi io mi chiedo se lo status è lo status, che è la stringa che io gli ho passato, che specifica il nuovo stato del mio paziente, si confronta con safe, ignorando maiuscole e minuscole, allora io metto lo stato safe, la stessa cosa per injured, la stessa cosa per dead, e se nessuna di questi è vera, allora scateno io una eccezione. Stesso identico discorso per il triage, in cui quindi scrivo queste 10 righe perché voglio poter gestire maiuscole e minuscole senza dovermi preoccupare. Il fatto che abbia messo qui il caso else con una exception, secondo me è da tenere presente, perché quando il nostro obiettivo è scrivere in fretta un programma per fare un simulatore o comunque per tirare fuori qualche dato, ed è un programma che fondamentalmente scriviamo per essere usato da noi e per essere modificato, non è un qualche cosa che poi abbiamo intenzione di dare a qualcuno, è un programma che usiamo internamente, diciamo, per fare alcune analisi. È meglio cercare sempre di essere pessimisti e di chiederci che cosa succederebbe se avessi sbagliato qualcosa nello scrivere il codice. Quindi mettete sempre gli else, controllate sempre che i valori, se siete sicuri che un valore sia o minore di 10 o maggiore di 100, controllate anche che per caso sia in mezzo e quindi abbia un valore non valido, e nel caso che ha un valore non valido l'importante è bloccare tutto. Quindi lanciate una eccezione che non viene trappata da nulla, oppure usate qualche altro meccanismo, però cercate sempre di aggiungere dei controlli per essere sicuri che quello che pensate essere giusto lo sia veramente. Abbiamo il costruttore e vabbè, una toString che di nuovo mi può aiutare quando vado a stampare la mia classe e la voglio visualizzare per capire che cosa sta succedendo, e lì semplicemente metto il nome, l'ID, lo stato e qual è il triage, perché sicuramente a sapere qual è l'indirizzo di memoria qui viene memorizzato non mi è particolarmente utile. Vi ricordo che la toString viene chiamata quando io ad esempio prendo il mio oggetto all'interno di una print, viene chiamata la toString, viene convertito in stringa il mio oggetto, la mia classe. Un paziente in coda è un concetto diverso, perché un paziente in coda non è, diciamo, un paziente realmente, è un paziente, è un riferimento a un paziente, però è andato in coda in un certo momento ed è andato in coda con un certo triage. Allora, il paziente in coda include l'istante in cui è arrivato, l'ID del paziente che mi serve se devo fare riferimento al paziente e alle altre caratteristiche del paziente, e qual è il triage del paziente nella coda, quando è arrivato in coda. Questo potrebbe non essere identico o uguale al triage del paziente in quel dato momento. Il problema è che quando io ho inserito un elemento in una coda non posso modificarlo aspettandomi che la coda si comporti in modo corretto. Se io inserisco in coda un paziente bianco e poi lo rendo rosso, non è che in quel momento lì il paziente sale su nella coda. Io non posso modificare la priorità di un paziente che è già all'interno di una coda. Potrei toglierlo dalla coda e rimetterlo in coda con una priorità diversa, questo sì, però in qualche modo la priorità che viene del paziente quando entra nella coda viene congelata in quel momento e viene legata a quell'istante. Un semplice costruttore, e la parte più, diciamo, se volete, interessante è questa semplice routine di confronto di due pazienti in coda. Allora, se due pazienti sono in coda e hanno un triage diverso, allora io confronto i triage.
con l'idea che i predati più piccoli sono quelli più gravi. Infatti, come li avevo elencati, erano rosso, giallo, verde, bianco, nero. Quindi se i triage sono diversi, io confronto i due pazienti in base al triage. Se i triage sono uguali, allora io li vado a confrontare usando la procedura, la funzione classica per confrontare due long sul tempo di arrivo. Quindi io se triage diversi guardo il triage uguali guardo il tempo di arrivo. Alternativa perfettamente valida sarebbe stata gestire una serie di code diverse, una per ogni livello di gravità, e queste code unicamente basate sul tempo di arrivo. Questa sarebbe stata un'altra scelta perfettamente lecita. Tanto la coda di per sé non fa nulla se non implementare quello che il manager gli dice di fare. Quindi se il manager, invece di avere una coda unica, aveva n code e poi gestiva queste n code sia inserendoci i pazienti sia togliendo i pazienti, il tutto avrebbe funzionato perfettamente. Non c'è nessuna ragione per preferire una scelta a un'altra. Una volta che noi abbiamo il paziente e l'oggetto paziente in coda, possiamo ritornare a guardare com'è il mio ospedale da campo. Vabbè, ho il costruttore dell'ospedale da campo che semplicemente allocherà le varie strutture dati. Vi ricordo che per allocare un vettore di strutture di tipo statistica devo fare i due passi: prima alloco il vettore e poi alloco gli elementi uno per uno. Qualche funzione di utilità, e le funzioni fondamentali. Allora, una funzione che mi aiuta a capire se la simulazione è finita oppure no. Io semplicemente restituisco a chi mi chiama la negazione della funzione is empty sulla coda degli eventi. Quindi se la coda degli eventi è vuota, io gli rispondo che ho ancora non è vuota, io gli rispondo che ho ancora degli eventi. Se è vuota, gli rispondo che non ho più eventi. Questo è semplicemente in modo che dall'esterno sia possibile sapere se fare un altro passo di simulazione oppure no. Il grosso del lavoro viene fatto all'interno della procedura processa evento. Allora, la prima cosa che faccio è prendo il mio evento dalla coda degli eventi e lo rimuovo. Questa è la versione non sicura della funzione. Quella sicura sarebbe stato poll. Questa funzione, se la coda è vuota, pianta tutto, che di nuovo è qualcosa che io voglio, perché tutte le volte che il programma si blocca, in qualche modo io capisco che c'è un problema e vado a correggerlo. Se c'è un problema ma il programma non si blocca, io ho un risultato sbagliato che è estremamente più grave, perché probabilmente mi porta ad avere delle conclusioni diverse o sbagliate sul mio problema. Quindi se il programma si blocca è di gran lunga meglio che se il programma arriva in fondo con il risultato sbagliato. E qui avrò un grosso switch sui tipi possibili di evento. Di nuovo, avrò un default in fondo, per cui se il tipo di evento non è nessuno di quelli considerati, il programma si blocca di nuovo. Preferisco che il tutto non funzioni piuttosto che funzioni in modo sbagliato. E qui vediamo che cosa fare. Se l'evento che sto gestendo è l'arrivo di un paziente, a parte stampare qualcosa di carino a video in modo da capire che cosa sta succedendo, dicendo che il tal paziente arriva nell'ospedale, mi comporto diversamente in base alla gravità del paziente, se era un codice rosso, codice giallo, codice verde o codice bianco. Se era un codice rosso, fondamentalmente quello che faccio è inserire un evento di morte
60 minuti dopo. Inserisco nel mio simulatore un evento, quel paziente muore 60 minuti dopo l'istante attuale. E time è l'istante attuale dell'evento corrente, a questo io sommo i millisecondi necessari per fare un'ora, 1 per 60 per 60 per 1000. L'evento è quel paziente morte e il dato che io uso talvolta come per indicare il paziente, talvolta per indicare il dottore, in questo caso il dato mi rappresenta il codice del paziente, che era lo stesso dato dell'evento corrente. Nel caso del codice giallo, del tutto analogo, però gli do 6 ore di vita. Nel caso del codice bianco, verde, gliene do 12. Nel caso del codice bianco non faccio nulla, perché comunque a quel paziente lì non succederà niente di male. Stessa cosa nel caso del codice nero, anzi, tendenzialmente potrei mettere qui qualche messaggio di errore. Io sto processando un evento per un paziente che è già morto. Ho l'arrivo in ospedale di un paziente morto, quindi probabilmente c'è stato un problema. Qui quello che dovrei fare è mettere una qualche exception per evitare che questo caso effettivamente compaia. A questo punto, dopo aver deciso il fato del mio paziente, quindi fra quanto tempo lascerà questo mondo, lo inserisco nei pazienti, nell'elenco delle persone, dei pazienti in coda. Quindi ho bisogno di creare una nuova variabile di tipo pazienti in attesa. Questa nuova variabile di tipo pazienti in attesa avrà sarà riferita a un certo paziente e avrà un certo tempo di arrivo. Nella mia funzione paziente in attesa avevo un costruttore, questo, che mette in attesa un certo paziente, quindi che ha come primo argomento un paziente e quindi inizializza i campi della mia struttura usando i campi del paziente che sto mettendo in attesa, il che vuol dire qual è l'ID sarà uguale all'ID del paziente, qual è il triage, mi sto congelando il triage in quel momento e qual è il tempo di arrivo, quello è un parametro che mi devono passare perché non è incluso all'interno della struttura paziente. Quindi costruttore per pazienti in attesa che succhia i dati dal paziente, congela il suo triage e gli mette un certo tempo. Quindi io inserisco nel mio elenco di persone che stanno aspettando, di pazienti in attesa, il paziente. Altro evento che posso provarmi a gestire è il paziente guarito. Fantastico. Se io ho un elemento di paziente guarito, allora devo segnare che il paziente sta meglio, a meno che il paziente non sia già morto. Perché ricordate che la scelta che io ho deciso la scelta che io ho fatto in questo simulatore è: butto eventi all'interno della coda degli eventi, eventualmente troppi eventi, è possibile che io scheduli degli eventi in eccesso e gestisco che cosa succede se ho più eventi contraddittori. Questa è una scelta progettuale, potrei fare una scelta diversa, ovvero sia controllare molto bene se era il caso di inserire un evento oppure no. Questo sarebbe stato possibile, mi avrebbe portato da un lato ad avere del codice più complicato e dall'altro lato a semplificarlo. Sono di nuovo una questione di gusto, non vi spingo a fare una cosa piuttosto che un'altra. Quello che io preferisco fare è genero tutti gli eventi e nel caso di eventi contraddittori gestisco il conflitto. In questo caso io mi trovo ad avere un evento di paziente che guarisce per un paziente che era già morto. E allora semplicemente lo ignoro. Se invece il paziente non era morto, allora effettivamente riesco a farlo guarire.
allora modifico il suo stato e lo faccio diventare safe, ormai è salvo, non è più ferito, è salvo, e modifico anche il suo triage. Notate che modificare qui il triage non cambia nulla, io sto modificando il triage all'interno della mia struttura dei pazienti, non il triage all'interno della coda. Il triage all'interno della coda degli eventi è un qualcosa che viene congelato in quell'istante. E poi stampo qualche messaggio che mi dice che sono riuscito a salvare una persona. Altro possibile evento è la morte di un paziente. Di nuovo, devo controllare se questo evento va ignorato oppure no, perché ogni paziente che entra io segno che morirà nel giro di un tot. Poi magari riesco a curarlo prima. Se l'ho curato prima, poi mi arriva l'evento in cui muore. Vi confesso che nella prima versione di questo programma io avevo 2000 morti e mi stavo iniziando a preoccupare. E mi ero dimenticato che dovevo ignorare se la morte di un paziente quando effettivamente ero riuscito precedentemente in un passo prima a curarlo. Quindi se il paziente è ancora ferito, quindi sta ancora aspettando di essere salvato, diciamo, allora muore. In caso contrario, no, semplicemente ignoro l'evento. Altro, ultimo caso di evento che posso avere è l'evento quando un dottore diventa disponibile. Allora, se un dottore diventa disponibile, quello che io posso fare è dire che il dottore è diventato disponibile e in qualche modo segnalarlo nello stato del dottore. Questo ci porta a dover guardare com'è la struttura, la classe che descrive un dottore. La classe che descrive un dottore ha soltanto due campi. Il primo che mi dice chi è il dottore e il secondo che mi dice se in quel momento è disponibile oppure no. Il creatore di un dottore, se io so il nome bene, se no gli metto come nome John Doe. E le funzioni con cui con cui un dottore diventa occupato o con cui un dottore torna libero sono le funzioni start treatment e end treatment. Quando io inizio un trattamento, un dottore inizia a curare qualcuno, diventa occupato; quando un dottore finisce di curare qualcuno, torna libero. Di nuovo, metto un controllo, per cui se io sto dicendo che un dottore che non è libero deve iniziare a curare qualcuno, comunque scateno un'eccezione. Quindi non posso fare overbooking dei dottori. Se il dottore sta curando qualcuno, non posso impiegarlo a curare qualcun altro. E analogamente non posso liberarlo due volte. Questi semplici controlli servono per assicurarmi che il tutto continui ad avere una qualche coerenza. Torniamo alla nostra classe. Quando un dottore diventa disponibile, io semplicemente segno che quel dottore lì ha finito di curare e quindi torna disponibile. Dopo aver gestito l'evento e quindi aver fatto le azioni necessarie in base alla cosa che ha scatenato la mia azione, il cambiamento di stato, a quel momento ho una fase in cui provo a vedere se posso iniziare la cura di qualcuno, se posso prendere un qualche paziente e assegnarlo a un qualche dottore. E questo lo faccio con la funzione treat patients. Perché è una funzione? Perché io non amo le funzioni troppo lunghe, quindi l'ho spezzata in due, ma in realtà poteva essere sempre dentro la stessa funzione prima, e tanto non la chiama nessun altro. Allora, questa funzione cerca di vedere se è possibile iniziare a curare un qualche paziente. Allora, per iniziare, o meglio,
inizia le cure per tutti i pazienti per cui posso iniziare le cure. Allora, la prima cosa che faccio è vedere se c'è un qualche dottore disponibile. La Find Available Doctor fa esattamente quello che uno potrebbe immaginarsi dal nome, ovvero sia scorre la lista dei dottori, il primo dottore che è available, quindi disponibile, restituisco il suo indice. Se non ne trovo nessuno disponibile, restituisco meno uno. Chiamo la Find Available Doctor, assegno il risultato alla variabile MD e controllo che la variabile MD non sia meno 1. Se la variabile MD è meno 1, esco dal while perché non posso più fare nulla, non c'è nessun dottore disponibile. Se la variabile MD invece è diversa, allora posso fare qualcosa. Allora, se posso fare qualcosa, direi che quello che devo fare è prendere il primo paziente in lista d'attesa e assegnarlo al dottore. Questo è quello che devo fare. Però mi richiede un paio di passaggi in più, in realtà. Perché? Perché la lista d'attesa congela la situazione del paziente nel momento in cui io lo metto in lista d'attesa. Magari un poveraccio è morto in lista d'attesa. Quindi, quando io, la prima cosa che devo fare è tolgo dalla lista d'attesa tutti quelli che sono già morti. E quindi mi metto e finché trovo in cima alla lista delle persone che non sono ferite in realtà, magari mi inventerò un qualche sistema con cui io posso anche curare le persone in coda, quindi semplicemente tutti quelli che non sono che sono in coda ma che non hanno bisogno di un dottore vengono presi e tolti. A questo punto controllo se la coda è vuota, perché se la coda è vuota vuol dire che io ho un medico disponibile ma non c'è nessun paziente che aspetta, e allora ho finito il mio lavoro. Di nuovo bruttissimo esempio di programmazione assolutamente non strutturata, sto uscendo nel bel mezzo di una funzione con un return se per fare le cose secondo i dettami ufficiali dovrei fare una marea di if e contro if. Vabbè, tutto sommato questo è un corso di programmazione abbastanza avanzata, qualche strappo alla regola possiamo permettercelo. Quindi esco brutalmente se non ho nessun paziente da curare. Se no, ok, prendo il paziente, lo tiro via dalla mia lista d'attesa, aggiorno le statistiche. Questa riga che può essere lunga da vedere, ma in realtà è estremamente semplice, quello che fa è, io prendo il mio paziente nella lista d'attesa, vado a vedere qual è l'ordinale associato alla sua gravità, quindi lo stato, il triage, e qual è l'ordinale, quindi se è red era 0, se era yellow è 1, se è green è 2, white è 3, black è 4, mi sembra. A questo punto, quindi questo è il numero che corrisponde alla sua classe, alla sua priorità, e lo uso come indice all'interno del mio array di classi che sto usando per fare le statistiche. Che vuol dire che se ho un paziente rosso andrò a aggiornare la classe delle statistiche 0, se ho un paziente giallo vado ad aggiornare la classe delle statistiche 1, paziente verde classe 2, eccetera. E quello che faccio è semplicemente aggiungere un dato in più, perché la classe delle statistiche non fa altro che prendermi dei numeri e alla fine dirmi qual è la media, qual è il minimo, qual è il massimo e basta. E in questo caso devo inserire nella classe delle statistiche quanto ha aspettato quel poveraccio, e questo lo posso sapere andando a vedere l'istante attuale now, che mi dice qual è l'istante attuale, meno il momento in cui si era messo in coda. Quello mi dice quanto tempo ha aspettato quella persona.
vado a prendere il numero, lo vado ad aggiornare nel mio array di statistiche la riga corretta in base alla classe di priorità. A questo punto tiro fuori qual è il mio paziente. Questa qui è una mappa che, diciamo, contiene il database dei pazienti, e posso scrivere un messaggio comprensibile dicendo che io sto assegnando il paziente tal dei tali al dottore tal dei tali. Allora, quale che sia la gravità del paziente, io lo curo in 30 minuti. Però tutto sommato ho messo uno switch in modo da poter modificare le cose. Potrei modificarle mettendo che la cura dipende dalla gravità, che la cura dipende dall'abilità del medico, che alcuni medici sono più bravi, altri medici sono meno bravi. Mi posso chiedere che cosa succede se io inserisco dei medici che non sono un granché, ma comunque aiutano magari, e quindi magari non sono in grado di curare un paziente rosso, ma sono in grado di curare soltanto altri pazienti. Livelli di complessità non hanno fine, diciamo. In questo caso qui ogni paziente viene curato in 30 minuti. E a questo punto aggiungo i due eventi nuovi. Dopo metà del tempo di cura, quindi dopo 15 minuti, il paziente smette di essere malato, e quindi smette di essere ferito e quindi viene salvato, e dopo 30 minuti il medico si libera. Quindi in realtà io ho due eventi quando sto curando un paziente: il primo che mi dice quando il paziente non rischia più di morire, e il secondo che mi dice quando il medico si libera. Quindi mi arriva un paziente, io lo prendo, lo curo, quando arriva segno quando morirà, quando lo curo segno quando viene guarito. A questo punto quello che pesco prima dei due eventi definisce il fato del paziente. Se lo guarisco, se riesco a curarlo prima di quando era schedulata la sua morte, bene; se muore prima di quando riesco a curarlo, pazienza. E in ogni caso il medico si libererà dopo un tempo che è diverso dalla cura del paziente. E che... dopo un certo tempo il medico tornerà disponibile. Questa è la Find Available Doctor, che però vi avevo già detto non fa assolutamente nulla se non spazzolarsi l'elenco dei dottori alla ricerca del primo dottore disponibile. I dottori sono pochi, posso immaginarli pochi, quindi non ho bisogno di avere una qualche struttura dati intelligente per i dottori. Va benissimo avere un vettore in cui scorro e vado, semplicemente ogni volta scorro tutto il vettore e vado a trovare il primo dottore disponibile. Il main, a questo punto possiamo guardare e capire il main. Quello che fa è definire un po' di strutture, leggersi tutti i pazienti e metterli in una mappa in modo da poter fare accesso, diciamo, al porto in memoria del database fondamentalmente. Visto che il database ha una chiave e dei dati, io lo trasformo in una grossa mappa. Nel database che vi sto dando, che vi ho messo, i numeri, gli ID, vanno da 1 a 2000, quindi avrei potuto usare un array, tutto sommato, e l'indice all'interno dell'array sarebbe stato più efficiente. Però in generale non è detto, se io ho un campo ID potrei avere il campo 1, 10, 50.000, quindi usare una mappa è sicuramente più sicuro. A questo punto prendo e leggo tutti gli eventi. Quando leggo leggo la lista di tutti quanti gli arrivi, quindi la leggo dal DAO e me la metto internamente in una lista, vado con un iteratore sulla lista degli arrivi in ospedale e per ogni arrivo mi segno che il paziente è ferito, perché
nell'elenco che io ho preso dal database avevo soltanto i nomi, e quando io carico un paziente lo carico come perfettamente in salute. Quindi io sto pensando qui di avere un elenco di pazienti che è tendenzialmente molto superiore all'elenco dei pazienti che effettivamente arrivano. Potrei gestire 20 arrivi e 2000 pazienti. Quindi soltanto per i pazienti che stanno arrivando io segno che sono malati, che sono feriti, e segno che il loro triage è il triage che vedo nella tabella degli arrivi. E a questo punto inserisco un evento, quindi io sono il main diciamo precarica tutta una serie di eventi, e io precarico come eventi che quel paziente arriverà in un dato istante. Quindi la funzione del main è fare questo calcio d'avvio, come vi ho detto, deve precaricare una serie di eventi e far partire la simulazione. A questo punto, in realtà potevo anche farlo prima, non mi cambiava nulla, prendo la mappa dei pazienti e la associo all'ospedale, credo che avrei potuto anche farlo sopra, però non cambia niente, e mi metto a inserire una serie di dottori. Non faticate a immaginare che ho messo i dottori della serie del dottor House. E questi sono i dottori classici delle prime serie. Semplicemente li ho aggiunti come dottori all'interno del mio ospedale. E a questo punto posso far partire la simulazione. La simulazione vista dal main è estremamente semplice. Finché ci sono degli eventi, processa l'evento. Tutto qui. Il main semplicemente genera gli eventi. Potrei, un'altra alternativa, in base nei lucidi che vi ho fatto vedere, dire processa eventi fino a che faccio pick, vado a vedere quando capita l'evento che sta in testa. Se l'evento che sta in testa è oltre una certa data, comunque mi fermo, perché non ho interesse di simulare che cosa succede dopo il 12 marzo, ad esempio. In alcuni casi, in alcuni tipi di simulazione è necessario fare questo, perché comunque la simulazione continua a generare altri eventi, tendenzialmente non finirebbe mai, quindi io simulo un periodo di tempo e a un certo punto smetto. In questo caso qui prima o poi tutti gli eventi finiscono, e quindi posso semplicemente dirgli: finché ci sono eventi genera l'evento, esegui l'evento. Fine. Posso andare a tirar fuori qualche statistica. La simulazione è finita. Prendo un iteratore su tutti i pazienti. Prendere un iteratore su una mappa, di nuovo, non è difficile. Vado a prendere la mappa, vado a prendere i valori, prendo un iteratore sui valori e scorro tutto l'elenco dei pazienti. In realtà non facendo nulla. Qui tutto quello che faccio è segnarmi se sono morti oppure no. Quindi probabilmente potrebbe essere fatto in modo più efficiente, però l'idea, il concetto che volevo trasmettere in questo ciclo è: spazzolo l'elenco dei pazienti e controllo il loro stato, una qualche statistica, vedo come stanno, magari posso pensare in un secondo tempo di aggiungere altre informazioni ai pazienti e qui magari andarle a controllare. Dico quanti sono quelli che non ce l'hanno fatta e poi stampo le statistiche per tutti quanti per le varie classi di triage, che vanno da 0 a 4, che sono rosso, giallo, verde e bianco, e per ognuno di questi stampo quanto tempo hanno aspettato in minimo, medio e massimo. Per come ho scritto il programma, se voi guardate il programma, io inserisco la statistica in questo punto, ovvero sia quando il paziente viene effettivamente preso in cura dal dottore. Se un paziente muore in coda, io non lo considero nelle statistiche. Si poteva fare diversamente, per fare diversamente si poteva inserire ad esempio qui il waiting list qui,
se vogliamo vedere che cosa succede, qui ho l'elenco dei miei pazienti e possiamo vedere che i miei pazienti con l'equipe storica delle prime serie del dottor House muoiono 292 persone su 2000 e i tempi di attesa sono minimo 0 minuti, quindi in tutti i casi capita che ci sia un momento in cui la coda è vuota e il primo paziente che arriva viene servito, sempre, tempi di attesa sono man mano crescono, arrivano a 5 giorni nel caso di pazienti bianchi, quindi benché arrivino vengono curati soltanto 5 giorni dopo, e negli altri casi no. Ricordate che qui sto considerando, ci sono pazienti che sono usciti per il rotto della cuffia, perché 12 ore è il limite a cui si poteva sopravvivere essendo un paziente bianco, questo vuol dire che viene curato proprio tirato fuori un attimo prima di morire, poi muore sotto i ferri, questo qui probabilmente. Possiamo, cosa ho fatto? Okay. Possiamo vedere che cosa succede aggiungendo dottori. Come avevo detto, questo simulatore viene controllato scrivendo il codice. Questo non è un programma pensato per essere usato da qualcuno, questo è un programma pensato per essere usato da me per analizzare una certa situazione. Quindi posso aggiungere qualche dottore e riesco ad arrivare a una situazione in cui non muore nessuno, con tempi di attesa comunque ancora abbastanza lunghi, che vanno dalle in media 13 ore se non avevo niente di grave, aggiungendoli tutti. Riesco a ridurre i tempi in modo abbastanza significativo, non muore nessuno, con l'equipa al completo di tutte le serie riesco a gestire e a salvare le persone in un modo quasi, quasi accettabile. Ripeto, l'obiettivo di scrivere un simulatore di questo tipo non è quello di fare un programma da dare a qualcuno, non è quello di fare una previsione, è un obiettivo di studio estremamente vostro per capire con che cosa avete a che fare. Quindi è un processo in qualche modo iterativo, voi scrivete un simulatore e poi vi viene in mente che potete anche considerare un certo evento, magari potete considerare che il dottor House non cura le persone in 30 minuti ma gliene bastano 3 o altri fattori di questo tipo, potete man mano complicarlo, cambiare i parametri, cambiare gli scenari, e l'obiettivo di questo ciclo e di questo flusso che voi fate, in cui cambiate il programma, cambiate lo scenario, cambiate le strategie, simulate e vedete che cosa succede, l'obiettivo è quello per voi di arrivare a in qualche modo una conoscenza, a capire qualcosa del problema ed essere in grado di fare delle scelte intelligenti davanti a un problema, al problema che state affrontando. Abbiamo abbondante tempo per provare a, se viene in mente qualcosa, modificare la strategia con cui affrontiamo le persone e con cui curiamo i pazienti, se avete qualche idea. Come? Sì, qui lavorano 5 giorni di fila, 24 ore su 24, eccetera. Ok, quindi questo vuol dire che io posso, arrivato a un certo punto, segnarmi che un dottore deve smettere di lavorare. Allora, in che modo posso
In che modo posso farlo? Allora, beh, posso innanzitutto nel campo dottore, dov'è? Qui nel campo dottore posso segnarmi che il dottore è anche in riposo. Come si dice essere in riposo? Resting, però mi sembra brutto. Avete qualche pausa? C'è un misto di italiano e inglese, va bene, pausa. Pausa. Quindi abbiamo il nostro dottore in pausa. Quando lo aggiungiamo due eventi che saranno pausa. Lo metto in pausa e finisce pausa. Che mette il dottore, lo rimette in diciamo che il dottore parte essendo in pausa. E dottore disponibile restituisco available and pausa. No, and not pausa. Quindi se il dottore è disponibile e non è in pausa, allora lo posso utilizzare. Il che vuol dire che se un dottore entra in pausa mentre sta curando qualcuno, vabbè, finisce di curare quella persona, però successivamente non sarà più in pausa. Però successivamente non lo posso più selezionare, diciamo così. Quindi avrò bisogno di ancora due eventi. Che posso chiamare doctor inizia pausa e doctor finisce pausa. E a questo punto questi due eventi dovrò andarli a gestire. Quindi avrò case doctor inizia pausa. Lo prende, inizia pausa. Finisce. Allora, doctor inizia pausa, io dovrò andare a prendere il mio doctor di pausa e nell'altro caso finisci pausa. A questo punto devo nel main andarmi a segnare che i dottori entrano ed escono dalla pausa in certi istanti di tempo. Soltanto per controllare che il tutto funzioni,
proviamo a inserire come evento punto dov'è? Add event. L'evento è il tempo, ah sì, devo, il tempo è 0 e l'evento è il tipo di evento, quindi avrò event.usci pausa 0. Allora, in questo modo qui tutti i dottori dovrebbero essere in pausa, tranne il dottor House, che notoriamente è in grado di lavorare 5 giorni senza, per 24 ore senza fare un attimo di interruzione. Quindi possiamo controllare e direi che ci sono un po' troppe persone vive. Pausa è true. Is available, mi dice che deve essere available e non in pausa. Andiamo nel DAO e limitiamo gli eventi. Il dottore Zero finisce la pausa. No, però qui sta assegnando anche ai dottori in pausa. Vedete che io assegno. Ah, l'ho messo nel costruttore sbagliato? Ho sbagliato il costruttore, grazie. Ah, sì, certo, scusate. Però perché qui non c'è super, così dovrebbe funzionare. Sì, effettivamente così riusciamo a uccidere un po' più di persone.
un po' troppe, perché dovremmo... Perché non lo assegno mai? Com'è? Provo a scrivere tutto? Quindi se not dove dice scrivere tutto? Qui dici? In teoria super dovrebbe chiamare il costruttore. L'8.0 finisce la pausa. Va bene. Comunque, sono riuscito a riempire gli ultimi minuti portando a un programma che non funzionava, che era uno degli obiettivi, quindi il codice che funzionava ancora voi dovreste averlo. Okay. Potete provare a inserire la modifica suggerita dal vostro collega. Is available di doctor. Beh, qui. Ci sono un po' troppe parentesi qua. Ok. Così ne abbiamo curato qualcuno, ok, funziona così. Perché Gregory House interrompe la pausa subito e qualcuno riesce a curarlo comunque. Non è detto che arrivino troppo ravvicinati. Vediamo. Il gruppo completo, sì, effettivamente. Il solo dottor House ne salva circa 700. Quindi a questo punto potremmo metterci nel main a inserire dei turni più o meno credibili per i vari dottori, di quando diventano disponibili o di quando smettono di essere disponibili, e così avremo un minimo di simulazione più credibile che non delle macchine che lavorano 24 ore su 24 per 5 giorni. Ripeto, l'idea è di costruire un simulatore, continuare a affinarlo inserendo dei dettagli, in maniera da trovarsi in una possibilità di dire che cosa succede se faccio alcune modifiche, con l'obiettivo finale di capire voi qualcosa sul problema che non avevate capito prima. Quindi un ausilio al vostro processo decisionale, non uno strumento che vi dice che cosa succede, ma un qualche cosa che vi aiuta a capire meglio il problema. Ci sono domande su questo? Grazie per l'aiuto al debug e direi che possiamo finire.